Oggi impariamo i numeri. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi impariamo i numeri, ma i numeri voi direte, io già li so contare fino a 1000.000. Lo so, ma li sai anche scrivere con la hand lettering? E allora oggi proviamo un nuovo font per scrivere dei numeri cicciottissimi e bellissimi. Prima di spostarci sul piano da lavoro, ti ricordo che se vuoi supportare Arte per te e il mio progetto creativo qui sul web, puoi farlo attraverso il pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale. Ti lascio qui il link dove ti spiego tutto. Se vorrai mi farà piacere, se non potrai o non vorrai avrai i tuoi buoni motivi e andrà benissimo lo stesso. Questo video è anche per te, come tutti i video di Arte per te. Invece però puoi iscriverti sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Vi metto qui i loghi cliccabili per l'iscrizione e se vorrete potrete iscrivervi anche su Potitoys. Enzino vi aspetta anche lì, lui adesso freme perché sta cominciando a fare i suoi video da soli, quindi vuole tanti amici che parlino di giocattoli insieme a lui. E allora, finita la promo dei canali, grazie per avermi ascoltata, passiamo a scrivere i numeri. I numeri quelli importanti, quelli con la hand lettering. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come scrivere questi nuovi numeri. Ed ecco l'occorrente per scrivere i nostri numeri con la brush lettering o con la hand lettering. Userò una Fabriano Bristol, che è una carta molto liscia, che prende l'inchiostro ma lascia veramente una patina molto molto liscia di scrittura. Questa carta qua, per intenderci. Vi consiglio sempre carte molto lisce quando usate l'hand lettering, proprio per far scivolare bene le penne pennelle. Per esempio io userò questa penna, questa food pen della Pentel, che è una penna proprio giapponese per calligrafia giapponese, con penna in feltro molto flessibile da un lato e pennino rigido dall'altra, ma potete utilizzare anche una normalissima Staedtler a china in qualunque punta, nel senso che il bordo potete farlo con qualunque punta e l'interno del nostro numero, perché è un numero cicciotto oggi, potrete farlo come preferite, anche l'acquarello per intenderci. Essenziali però, queste non sono essenziali, per allenarsi la carta buona non è essenziale, ma per fare dei lavori sì. Per allenarsi essenziale è la matita, la gomma ed un righello per fare i numeri tutti uguali, quantomeno in altezza le prime volte. Quindi traccio delle linee dell'altezza in cui vogliamo sviluppare i nostri numeri. Io non so, prendo proprio come misura l'altezza del righello perché sono pigra. Io preferisco insegnarvi a scrivere o farvi vedere come si scrive non con le carte pallinate, perché nell'hand lettering mi piace sì che ci sia ordine, disciplina, che ci sia una bella continuità di scrittura, ma mi piace anche che si veda la calligrafia della persona che la sta facendo. Nel senso, a me non piacciono le cose fatte tutte uguali, non mi sono mai piaciute in nessun tipo, in nessuna forma di arte o artigianato. Per me tutto quello che viene dall'handmade, da ciò che viene fatto a mano, deve avere un quid di unicità. Quindi anche se lo stile è lo stesso, l'imprinting personale, la mano personale, secondo me deve essere lasciata. E allora cominciamo subito e cominciamo proprio dal numero 1. Secondo la calligrafia normale sarebbe sottile verso l'alto e spesso verso il basso, e così noi faremo sottile verso l'alto, daremo uno spessore e poi tireremo giù il nostro spessore. Voilà, 1. Così. Cosa facile per l'1, diventa un po' più difficile per il 2, perché per il 2 dovremo fare sottile verso l'alto, cicciotto verso il basso, sottile verso l'alto, cicciotto verso il basso. Questo si traduce in ok, questo è il numero semplice. Adesso arricchiamolo. Se io scendo faccio la numerazione grossa
e poi questo lo ingigantisco da tutti e due lati, un po' da una parte e un po' dall'altra. Stessa cosa faccio per questo e mi viene fuori il numero. Il 3. Ok, ingigantisco la lineetta, quindi chiudo e ingigantisco questa lineetta un po' di più e adesso devo ingigantire la parte centrale un po' dall'esterno e un po' dall'interno, quindi un po' dall'esterno e un po' dall'interno, così. Questo è più a mano libera come tipo di lavoro. Andando avanti, quello a cui dovrete ambire sarà portare queste parti cicciotte nel loro punto massimo più o meno allo spessore dell'1. Faremo il 4, quindi scenderà la tendina e qui chiuderemo allo stesso modo. Ovviamente quando fate i numeri poi l'aggiustamento viene da sé, insomma. Andiamo al 5. Io faccio un bel 5 e poi decido come incicettarlo, quindi vado di qua e di qua, 1, e poi chiudo e apro. Faccio un 6 classico. Ok? Ora su questo devo fare 1 e 2 e poi allargo e allargo. Il 7 spessore. E adesso andiamo di 8. Il 9. Nel 9 a me piace fare prima il centro e poi inspessire da una parte scendere dritto e girare e spessire anche dall'altra. Lo 0.
per lo 0 io faccio una O stretta al centro e ispessisco i due laterali. La 0 è difficile perché non viene quasi mai uguale, quindi dovrete rimaneggiarlo più volte. Almeno io lo devo sempre rimaneggiare più volte per creare la specularità. Ok? Ora me li sistemo tutti secondo il mio gusto, quindi io questo di solito lo faccio con la penna. E allora cosa faccio? Una volta decisi i miei numeri, decido di dar forma ad essi, quindi li definisco, li ispessisco bene e li tiro giù. 1, 2, e come vedete e come capita sempre, non ricalco quasi mai le forme, ma le miglioro a mio modo di vedere ripassandoci. Faccio asciugare, cancello tutti i passaggi a matita e ripasso col pennarello nero. Ok, arrivati a questo punto, vediamo un'applicazione pratica di come possiamo spendere i nostri bei numeretti e allora facciamo una piccola composizione creativa. Con un oggetto tondeggiante traccio una circonferenza, quindi creo un rigo di quei 2,5 cm e poi tiro su di un 4 mm e tira e traccio un'altra riga, quindi traccio un rigo bello grande, quindi di 3,5, sfrutto sempre la larghezza del mio righello e poi sopra di esso ne faccio un altro a 0,5 cm di distanza. E adesso voglio scrivere Welcome 2019 e allora vado Allora, welcome lo scrivo così, in maniera molto lineare, 2019 invece voglio scriverlo in maniera molto molto giusta. E allora, vedo quanto spazio ho per la base. Avendo una base così ristretta, 2019 alto così non mi ci entra. Allora, salgo di 1 cm e traccio un'altra linea, quindi la progettazione di una scritta non è una cosa così d'amblè. E allora adesso che so che a mia disposizione ho ben 9,5 cm per scrivere, divido lo spazio in 4 parti in modo che su ogni 2 cm potrò scrivere un numerino. E allora comincio a scrivere il mio 2019. E ripassiamo a penna. E adesso anche qui ricordiamoci le regole: basso, alto, basso, alto, ispessiamo tutti i tratti discendenti. Anche qui
facciamo una ghirlandina in penna, riempiamo di nero i nostri numeri. E poi su ogni righina, se vi va, portate avanti dei disegni a fogliolina. Poi, per dare un tocco di buon augurio, prendo il mio pennarello metallizzato rosso e ripasso sulle bombature, enfatizzandole, e su tutto quello che voglio che risulti rosso. E adesso faccio asciugare, cancello tutti i passaggi di matita, vi faccio le foto, ritaglio la card e noi ci vediamo subito dopo le foto. Bene, spero che questo video per scrivere dei numeri che possano farci fare dei bigliettini più carini vi sia piaciuto, ma non solo quello, anche un bullet journal, quello che vi pare. Insomma, spero che questa numerazione vi sia piaciuta, sperimentate la vostra numerazione perché questa è una delle mie, ma sperimentatene tante delle vostre e dopodiché magari postatemele sulla pagina Facebook di Arte per Te. E ci vediamo dopo le foto. Ciao! Spero vi sia piaciuta anche l'applicazione, perché ho voluto anche farvi vedere un modo per utilizzare questi numeri, darvi un'idea, uno spunto magari per il vostro bullet journal, che ne so, per quello che desiderate, per farvi un calendario personalizzato o semplicemente per farvi vedere un'applicazione creativa di quello che abbiamo fatto così asetticamente, facendovi vedere come scrivo tutti i numeri. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, mega condivisione sulle vostre pagine Facebook, lasciatemi tanti commenti qua sotto in cui magari mi richiedete qualche video per il 2019, magari sto tralasciando qualcosa che vi interessa, e adesso tutti pittura, arriverà presto anche pittura, non ve lo dico più, non vi prometto più niente, ma arriverà. È bello avervi ritrovato anche in questo 2019 insieme a me, e allora ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!